Nuovo video, oggi in particolare parliamo di My Beauty Block Box. My Beauty Block. My Beauty Box. Ok, ci siamo. Perché ho preso da un po' di tempo e mi è arrivata oggi e volevo farvi vedere i prodotti che sono dentro, se ho piaciuto, se riprenderò, perché questa, per chi non sapesse, è una beauty box che potete fare in tutti i mesi, ma ho acquistato soltanto questa per me avere un po' l'idea di come funziona, perché lo so che in Brasile, per chi non sa, io sono brasiliana, c'è una scatola di questo tipo che viene tantissimo trucco, tantissimi prodotti in generale di bellezza. E ho deciso di prendere per me, provare e sapere e scoprire un po' di più. E oggi volevo condividere con voi cosa ho pensato, cosa ne penso di questa scatola. Se non mi sbaglio, ho acquistato il giorno 14 del mese scorso, cioè giugno, sì, giusto, e è arrivato proprio oggi, il 26 di luglio, comunque più di un mese, sì. Ok, la scatola costa 14 euro la mensalità. Se volete acquistare una, ok, se volete fare l'abbonamento c'è di un anno, se non mi sbaglio, comunque sempre 14 o 13 euro. Lascio sempre le informazioni qui sotto più decisiva, perché oggi non sono proprio decisiva. Partiamo subito dalla scatola, che è bella pesante. C'è questo packaging qua che mi piace, che è un cartone bello resistente, e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Prima, stavo dimenticando, è venuta anche una borsa di spiaggia, diciamo così, che mi serviva da avere un sacco e mi è arrivata oggi. Vabbè, questo diciamo che fa parte del kit e è bellissimo, mi piace davvero un sacco. Non ho piaciuto tanto, come si dice, questa parte qua che non mi viene in nome, non mi viene in mente il nome, però è bella grande e non ci sono i bottoni per chiudere, però ci sta per una praia. Apriamo le scatole veramente, ad essere sincera, già ho aperto perché sono curiosissima. Allora, primo passo, le apriamo così e c'è dentro una scatola nera per fare incuriosire ancora di più. Aprendo la scatolina c'è sempre la scritta My Beauty Ball. My Beauty Box, cavoli! Ok, la appoggio di qua e dentro viene così, non cadere, con la carta qua dentro, e poi vengono i prodotti, vabbè, vengono i prodotti tutti organizzati, tutti belli, però ho già fatto un casino. Allora, lo appoggio qua e vi faccio vedere i prodotti uno a uno. Per prima cosa c'è questo, se non mi sbaglio, un acqua termale di Bioderma 50 ml. Magari poi metto tutte le foto sul blog, vedete il link qui sotto nell'info box. Poi c'è una mascara di Essence Jet Big Lashes, che è questo qua. È da provare. Comunque c'è questo spazzolino qua, bello cicciolino. Se magari già avete provato qualche prodotto di questa scatola, fatemi sapere qui sotto con un commento. Una cosa di questa scatola che ho già provato è queste ampolle di Pantene che mi piacciono davvero un sacco. Quando l'ho visto ho detto, non ci credo. E viene così con un'ampolla qui dentro, poi c'è tutte le spiegazioni, ci sono tutte le scritte da sapere. E comunque questa qua piccolina così. Poi c'è uno scrub con zucchero grezzo di canna, olio di macadamia e lavanda, che è una, non lo so se vedete bene nel video, però è una consistenza un po' più molliccia, ovviamente di un scrub normale, ma che cosa sto dicendo? E è di questa marca qua, Caloderma, mai sentita. Comunque fatemi sapere qui sotto se già avete sentito. È questo qua lo scrub. E poi c'è un idratante di Olaz, non so come si dice. E è questo qua, fammi togliere del sacchettino, che è stato l'unico a venire in questo sacchettino più speciale. Poi la quantità di
50 ml, sapere anche questo se già avete provato, se ci siete trovati bene. Poi c'è una cosa qua che fino adesso non ho capito ancora, che ho capito adesso, è un shampoo doccia di questa marca qua, vi lascio sempre le foto su blog, ed è un shampoo per corpo e capelli dopo sole. Ah, shampoo doccia dopo sole delicato e idratante per corpo e capelli, interessante da provare nelle mie vacanze. Poi c'è anche una crema idratante di Rude, R-U-D-Y, Black Lily. Questo packaging che sono innamoratissima quando ho visto, infatti ho detto lascio qua di bellezza. E poi c'è anche un profumo molto molto paradisiaco, molto 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 buono, piaciuto tantissimo, e vediamo se è veramente idratante. Fragranza Black Lily. Qualcuno di voi già avete provato? Lasciatemi il commento. E per fine è venuto delle, come si dice, delle bustine di energia, diciamo così, di Aquilea. Questo qua, magnesio e zinco, senza glutine, di questo qua, che mi serviva tantissimo. Sembra che la scatola è venuta proprio, serve a te. E questi sono i prodotti che sono venuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prodotti per 14 euro. Allora, vale la pena? Per me sì, vale molto la pena, perché sono 14, ops, scusami, sono 7 prodotti per 14 euro e poi non pagate anche le spedizioni. Non so il prezzo di ogni cosa singola, ma sul blog vi lascerò, cercherò tutti i link delle cose che mi è venuto nelle scatole per vedere il prezzo, e lì faccio un po' i calcoli per vedere quanto costa tutti questi 7 prodotti insieme. Sicuramente questo idratante qua costerà più di 14 euro, sono sicura, perché di questa marca qua già ho visto che è molto molto buona. E poi alla fine ci sono dei librettini qua dentro che parla di ogni prodotto. Vabbè, vi faccio sempre le foto sul blog e vi lascio il link qui sotto. E questa è stata la scatola, sicuramente acquisterò un'altra, non so, mese prossimo, l'altro mese. Mi è piaciuta tantissimo, proverò i prodotti, magari in un altro video vi faccio vedere, vi faccio sapere, o anche sul blog. Spero che vi sia piaciuto il video, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate il vostro commento qua dicendo se avete già provato qualche prodotto di questa scatola, se vi piace, se già avete acquistato la scatola anche, lasciate sempre il vostro commento con il vostro